Tino, sai che noi nei palazzi entriamo poco, ma ce ne sono alcuni in cui fa piacere persino entrare. E il teatro anche cinema di Bari è uno di questi luoghi per noi, un luogo caro perché si respira cultura, sì, sono visionario. Oggi c'è la presentazione della stagione 2023-2024, ho visto il calendario ed è veramente molto ricco, così musica, balletto, mi sa che prosa. Non possiamo festeggiare il compleanno di nuovo qua, perché sta pieno così. E vuoi farlo spoiler, adesso te la devo dare una. Intanto entriamo e sentiamo da Andrea Costantino, il direttore del teatro anche cinema, e dall'assessore Pierucci un po' di notizie sulla stagione e più in generale sulla cultura Bari. Vieni. Sono curioso. Qualcuno l'ha chiamato visionario, intellettuale, ed effettivamente anche rispetto al cartellone fuori proprio. Perché di solito è pazzo, folle, insomma. No, stiamo cominciando a innalzarci. Io dico sempre che sono arrivato clandestino, ho avuto adesso il permesso di soggiorno, stiamo cominciando ad acquisire appunto la cittadinanza. A noi ha molto colpito la trasversalità di questo cartellone, c'è danza, musica, prosa, stand up comedy, ce n'è per tutti. Anche cinema è multidisciplinare, abbiamo in questi 7 anni faticosissimi sperimentato tanto, dimostrato che un luogo che era solo cinema e poco teatro è diventato tante cose, e quindi in questi anni abbiamo sperimentato tante collaborazioni che oggi ci portano ad avere un cartellone, penso, poi questo lo valuterete voi. Ma anche gli spettatori, bello. Perché poi alla fine sono gli spettatori quelli che sanciscono sempre, il successo di sovrani. Una stagione. Sono loro che ci valutano e noi vogliamo dialogare in modo costruttivo. Noi cerchiamo di non creare una relazione che converga solo sul pago e mi dai un servizio. Pago, mi dai un servizio, ma dialoghiamo, capiamo, conosciamoci. A proposito di colloqui e di collaborazioni, tanti nomi, ma anche la collaborazione quest'anno con il teatro Romano Ghione, no? Assolutamente sì. Viene da Roberta Blasi, non so se lo vuole raccontare Mara, sì, che magari, condivide Mara. La direzione artistica di Anche Cinema. Quindi. Ci ha dato l'opportunità di condividere questa programmazione, di portare qui nomi nazionali e internazionali di cui siamo orgogliosi. Orgoglio significa anche essere diventati un punto di riferimento in una parte della città sempre un po' di confine. Effettivamente attorno a noi c'è un po' di trascuratezza, però ci sono anche dei grandi progetti, quindi speriamo che il progetto del Nodo Verde in stazione, il progetto delle ferrovie Apollo Lucano e Soccorso Italia prendano, diciamo, subito vengono messi in opera, come il Terminal Bus, di cui siamo felicissimi perché nell'ambito della formazione, che sarà una delle attività che porteremo avanti, ci potrà connettere con tutta la provincia in un modo rapido. Adesso lo è già, però l'estramurale Capuzzi, insomma, non è il massimo. Assolutamente. Avere un terminal bus tutto nuovo, dove molti ragazzi magari arriveranno e frequenteranno il sottovia Quintino Sella e quindi finiranno per passare davanti a noi, ci sarà la pista ciclabile che il Comune sta realizzando. Quindi speriamo in tempi rapidi che attorno a noi ci quindi sia. Aver resistito in questi anni potrebbe essere adesso. Siamo, come dire, la testimonianza che a volte nella vita bisogna saper aspettare, perseverare e saper aspettare. Non è diabolico, dicevo, è saper aspettare. Poi noi speriamo. In tanti ci chiedono, ma Shrek? Shrek tornerà, e quindi rivedrete Antonio Lo Conte nei panni girare di Shrek per la città. L'altra volta l'avete visto girare in università, questa volta non lo so. No, può succedere qualunque dove cosa, anche che si vesta lui, si travesta lui. Tino, Mattino c'ha questo sogno del cassetto da tempo. E non vorremmo che rimanesse nel cassetto. È proprio il caso di dire teatro anche cinema, nel senso che c'è di tutto in questo splendido luogo. Sì, ha detto bene, cioè già nel titolo, nel nome di questo luogo, c'è la contaminazione, nel DNA di questo luogo c'è la contaminazione tra le varie forme espressive. D'altronde il teatro è cambiato, stava già cambiando prima degli eventi pandemici e poi abbiamo cavalcato l'onda del cambiamento come strategia politica e ci siamo affidati agli operatori culturali. Che hanno molto apprezzato, glielo dico perché sentendoli hanno molto apprezzato. Sono loro i direttori artistici della città, non sono gli assessori pro tempore che invece devono soltanto creare gli strumenti affinché loro si esprimano al meglio, perché in alcuni casi gli operatori culturali sono gestori di luoghi. Nel caso di Andrea Costantino, di Anche Cinema, è un gestore, è un operatore, è un intellettuale, è un regista, è una persona che
pensa, è quindi un intellettuale, un visionario, ed è normale che quindi crei una stagione di prosa e di teatro, di danza, di musica a partire dall'11 ottobre fino ad aprile, come tutte le stagioni a cavallo tra un anno e l'altro, abbracciano le nuove istanze che provengono dal pubblico, dalla comunità e dei cittadini, ma anche dei cittadini temporanei, perché attenzione, molti turisti, ci tengo a dirlo anche nella mia umiltà della delega che pure ricopro al turismo, stanno scegliendo Bari come destinazione non solo per il buon cibo e il buon clima, ma anche per un motivo culturale. L'ho visto al Teatro Petruzzelli, ho incontrato due turisti che da Vienna erano venuti apposta per la Turandot, e il giorno dopo io gli suggerivo dei luoghi da visitare e loro mi dicevano: no, ma noi ripartiamo, siamo venuti apposta per la Turandot. Quali e sono i due spettacoli che sono tutti belli, sono tutti molto interessanti, ma i due che non può assolutamente evitare, ecco? Ma io verrei a vederli tutti, però ovviamente sono curiosa dei piccoli. Un consiglio, l'assessore Pierucci consiglia? La Ciociara di, ecco, Caterina Costantini, e anche a Karan Magnani, che l'ho visto e mi ha commosso. L'interpretazione teatrale e l'espressione artistica di Caterina Costantini non si vede più, non si vede più a teatro. È di una forza e di una potenza incredibile. Ma devo dire, voglio suggerire anche Primo Reggiani, Pink Floyd, Full Immersion, non l'ho visto, vorrei vederlo, invece questi altri verrei a rivederli volentieri. I Dialoghi della Vagina, il Fu Mattia Pascal, l'anno scorso con Giorgio Marchesi proprio qui, ha emozionato tutti, e devo dire che sono spettacoli, nonostante la trasversalità della forma artistica, che si prestano tantissimo. Io suggerisco agli insegnanti e alle insegnanti di portare gli studenti. Sì. Perché sono loro il pubblico del futuro, ma in realtà coloro che interpretano materialmente il sostantivo più importante che posso associare a questa stagione e alla cultura a Bari, che auspico per tutti gli operatori, che è la consapevolezza. Se noi appunto fossimo un po' più consapevoli di quanto siano in grado gli operatori di lavorare, di offrire un programma, un cartellone così importante, sarebbe una crescita politica, storica e intellettuale. Stagione 2023-24, seguite i nostri canali, dove? Per essere dove? Informati, e poi potete mandare un messaggio, posso dirlo? Un messaggio WhatsApp per essere aggiornati sulla programmazione al 329-611-2291. Che è quello personale, non niente da Costantino, rispondo se volete io, anche per... Però solo WhatsApp, non chiamate perché sennò siete troppi. Invece WhatsApp ce la facciamo, avvisarvi tutti.